Dove? Isabella! Dominique è stata trasformata di nuovo dal dottor Timothy in Isabella. Il dottor Timothy è innamorato di Isabella. Mi stai invitando ad un appuntamento? Sto uscendo, cos'è che non capisci? Ma di già! Devo seguirla! Il cancelletto è aperto, eccola! Dottor Timothy, hai aperto tu? Ma non ce la faccio più ad aspettare. Ehi! Cosa? Ciao, dottor Timothy. Non sento, devo avvicinarmi. Mi fa piacere conoscerti. Ti ho portato un regalo, è un profumo speciale, molto prezioso. Lo userai sbicchiando. È il profumo che riesce a trasformare le persone. Te l'ho dato perché vuole che resti per sempre Isabella. Se vuoi, puoi venire a vivere qui. Sta regalando una casa. Ciao Isabella, è stato bello. Devo assolutamente prendere il profumo. Aggiriamo la casa facendo molta attenzione. Poco fa lei è andata di qui. E noi, per recuperare il profumo, dobbiamo entrare dentro. Obiettivo agganciato. Dietro quell'alberello c'è la porta d'ingresso. La stessa porta d'ingresso che lei ha utilizzato per entrare. E adesso, facendo molta attenzione, vediamo di intrufolarci dentro. Ed ecco che dietro quel vaso si nasconde la Po. Ma questi frutti cosa sono? Sono strani. Sono delle palline arancioni. È un albero di palline arancioni. Sì, però basta. Mettiamo da parte l'amore per la botanica e avviciniamoci alla porta. C'è questa tendina, forse per distogliere l'attenzione, per farci confondere. Dov'è la maniglia? Dov'è? Ah, eccola qua. Vorrei tanto poter essere invisibile in questi casi. Beh, non lo siamo. Uno, due. È chiusa. Non dirmi che... si è chiusa a chiave. Oh no, questo non ci voleva. Io sono chiuso qui fuori e lei è chiusa lì dentro con il profumo. Lei ha ciò che mi serve. Buongiorno ragazzi, io sono Eric e quella lì dentro dovrebbe essere Dominique, anche se in questo momento è Isabella. E insieme siamo ed insieme. E questa è una delle situazioni più difficili che io abbia mai affrontato. E devo risolvere questo problema tutto da solo. Ma adesso forse è meglio che mi nascondo. Come sapete, non devo assolutamente farmi scoprire, perché ho seguito di nascosto Isabella, che andava all'appuntamento romantico per incontrare il dottor Timothy. Lui le ha dato il profumo che ha trasformato Dominique in Isabella, e poi le ha regalato questa casa. Io sono rimasto qui perché devo assolutamente rubare quel profumo, perché se non lo farò, Isabella potrebbe continuare a spruzzarselo, e Dominique potrebbe rimanere Isabella per sempre. Devo assolutamente salvarla. Voi lasciate un like se volete aiutarmi a salvare Dominique, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessuna avventura ed insieme. E adesso noi troviamo un modo per entrare dentro quella casa. Dato che questa porta è chiusa, dall'altro lato ho visto che ce n'è un'altra, dato che Isabella è entrata da qui ed è uscita dall'altro lato. Quindi pian pianino ci diamo l'angolo. Oh, c'è rumore. Dov'è? 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 Oh, no, no, no. È lì. Wow, ma è bellissimo! È sul balcone. La vedete? Nascondiamoci. Ah, che panorama! Wow, il mare sembra... oh mamma! Infinito! Chissà se quelle case laggiù riescono a sentirmi. Oh, ehi! Mamma. Oh mamma mia, che brutta figura che fa. Comunque ci tengo a precisare che il mare non è infinito. A lei sembra infinito, ma non è infinito. Oh mamma! Sembra Tarzan che fa il richiamo della giungla. Ma ci abita qualcuno? Io sono sola. Io spero tanto che tu sia sola. Oh mamma. Maleducati, potreste rispondere. Ma con chi sta parlando? C'è qualcuno in quella casa. Ehi! Ah! Sta sbraitando. È entrata, sì. È entrata di nuovo dentro casa e ha lasciato il balcone aperto. Idea! La porta è chiusa, ma il balcone è aperto. Certo, io soffro di vertigini, ma io ho visto una scala da qualche parte. Dov'è che era? Lì! Potremmo usarla per salire. È un po' rischioso, ma per Dominique questo è altro. Vediamo, dovrebbe essere qui. Eccola qui. Ciao, Chico d'India. Tutto bene? Non devo scivolare, altrimenti finisco qui. Piano, piano. Avrei dovuto portare le scarpe di trekking, non queste. Cara scala, chissà perché tu sei qui. Forse servivi per qualche malefatta di Timothy. Forse è questa la scala che usa per entrare in casa nostra. Mi sembra un po' bassino. Piano.
molto molto piano. Non sono abituato a fare queste cose, e specialmente a fare queste cose in silenzio. Però dobbiamo farlo. Scala posizionata, è un po' corta, ma proviamoci. Lo sanno tutti che io sono un tipo atletico, quindi posso farcela. Vado. Piano. Piano, ok? Piano. Io tanto sono abituato a salire sulla scala. Faccio tante volte questa cosa quando cambio le lampadine, certo. E non ho mai paura. Mai. Perché mai dovrei aver paura? La scala è il miglior amico dell'uomo. Come il cane. Vado. Non ci arrivo. E sono nell'ultimo gradino della scala. Proviamo salendo qui. Aiuto. Non ce la faccio. È proprio impossibile. È difficile. È caduta. No, che cosa ho combinato? Devo nasconderla. L'ho fatta cadere per un'ora. Che faccio? Vado. Vai via. Ciao. Non so se ho fatto più rumore per nasconderla o poco fa quando stavo per cadere. Ehi! Oh no. Oh mamma, mi hai scoperto. Ho fatto troppo rumore. Shh. Sei? Oh mamma mia. Ho sentito un rumore. Sei tu, dottor Timothy? Crede che sia stato Timothy. Non c'è nessuno. Oh, ehi? Sono sicura di aver sentito un rumore. Non è che ci sono i topi qui. Oh mamma, speriamo di no. Meglio rientrare. Topi? Potrebbero esserci topi? Ok, sono abbastanza fortunato oggi. Ho fatto tantissimo rumore e lei non si è accorta di nulla. O meglio, non è che non si è accorta di nulla. Non mi ha trovato, credeva fosse Timothy. Ragazzi, questa è una delle avventure più stancanti che io abbia mai vissuto. E adesso c'è qualcuno che sta tagliando qualche albero qui, quindi questa è un'altra fortuna. Non basterà il minimo rumore, per fortuna sono coperto. Però siamo sfortunati perché lei se ne sta lì dentro tutto il tempo. Perché non esce un po' fuori, prende un po' di sole e si fa un bagno in piscina, così noi possiamo entrare e prendere il profumo. Eccola ragazzi, nascondiamoci. Arrivano delle informazioni su un profumo. Cosa? Parla del profumo? Avviciniamoci. Sta parlando al telefono e parlava di un profumo. Con chi? Con Timothy? Sì, volevo capire se questo profumo è di marca e quale marca è. Cosa? Vuole capire se il profumo del dottor Timothy è di marca oppure no? No, che non è di marca. Mi hanno detto che è molto prezioso, ma proprio tanto, quindi deve valere una fortuna. Che faccio? Glielo descrivo? Piano. Tutta trasparente. No, non c'è scritto nulla. Ha una forma arrotondata e ha il tappuccio trasparente. Sì, è tutto trasparente. Sì. No, le dico che non c'è scritta la marca. Quel profumo non è in vendita. Isabella questo non lo capisce e pensa che, dato che Timothy le ha detto che è prezioso, quel profumo sia di una marca molto ambita. In realtà no. È prezioso perché riesce a trasformare le persone. Gli altri profumi non fanno questo. Ma io direi che è più pericoloso che prezioso. Quanto devo aspettare ancora? Io ho chiamato un call center per i profumi, dovete aiutarmi. Sì, posso darle altre informazioni. Allora, all'erogatore dorato. Sì, dorato, esatto. Cosa? E che ci posso fare io se sono tanti ad averlo dorato? Ma ci sarà una marca di questo profumo? No che non mi calmo. No, aspetti, io devo saperlo. Ah, accidenti, stupidi call center. Lo scoprirò in qualche altro modo. Povera ragazza del call center e povero telefono di Dominique. Però, ragazzi, è fatta. Il profumo è lì, l'ha lasciato lì. Adesso basta andarlo a prendere. È lì sul tavolino, lei è entrata, non c'è più nessun ri... Il telefono. Andiamo. Devo andare. Saltiamo. Dove hai lasciato il telefono? Ah, eccolo. Avrà ripensato la signorina del call center? Non penso, forse sì. Oh! Oh no, mi sono poggiato sul vaso, il vaso ha fatto rumore. Ehi! Che c'è? Sei lì?
No, no, sta venendo. Sta venendo, sta venendo, sta venendo. Ehi? No, no, no! Io! Chi sei? Giardiniere! Cosa? Sono giardiniere francese! Giardiniere francese? Spagnolo! Russo! Cosa? Sto potando le piante perché Timothy, signor Timothy, mi ha detto di fare un giardino bello per lei. Ah, il giardiniere! Buongiorno, giardiniere, ma non riesco a vederla da qui. Dov'è? Lavoro e basta! Guardi, signora, io sono molto basso! Sono basso! Qui in Russia tutti bassi! Non posso venire! Russia del Sud! Ah, meno male, perché mi ero spaventata! Ma se ti ha mandato il dottor Timothy per me, va bene! Grazie! Buon lavoro allora! Buon lavoro, signor giardiniere! Anche a lei! Grazie! Cosa? Mi ha detto buon lavoro, io ho detto anche a lei, ma io sono il giardiniere, lei che cosa stava facendo di lavoro? Non stava lavorando. E poi ragazzi, ce l'abbiamo fatta! L'abbiamo fatta franca! Con quella scusa del giardiniere! Wow! Isabella è più stupida del previsto. Perfetto, adesso che lei è rientrata mi basterà andare lì nuovamente sul tavolino e prendere il profumo. Adesso prendiamo il profumo e ce ne andiamo. Dov'è il profumo? Non è più sul tavolino, l'ha preso, l'ha portato via. Oh no, 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 non mi ha fregato di nuovo. Quante volte ci sono andato così vicino e non ce l'ho fatta? È assurdo, così non ce la farò mai. Non ci posso credere, non se ne può più. C'è caldissimo, avrò provato tantissime volte già. E questo cappello non lo sopporto più. E non posso neanche togliermelo, perché dove lo lascio sarebbe una prova della mia presenza. Non so più che cosa fare, questa situazione mi sta sfinendo. Forse dovrei riposare. Quello è lì. Ragazzi, il profumo, guardate, è lì, è lì. L'ha lasciato qui. Lo possiamo prendere finalmente. Il profumo. Che ci fai tu qui? Eric, chi è Eric? Io sono il giardiniere, signora. Eric, sei tu? Quale giardiniere? Forse tu parli di Eric, ma Eric è il mio fratello gemello. Non conosci il mio fratello gemello? Non lo conosci se mi scambi per lui? Siamo uguali. Io sono Ernando. Non sapevi che Eric ha un fratello gemello? Ernando il giardiniere. Piacere. No, ha un altro fratello gemello. Si chiama Romeo ed è biondo. Siamo tre gemelli usciti dalla stessa pancia, tutti in una volta. È un piacere averla conosciuta, ma adesso torno al mio lavoro da giardiniere. Dove cosa stai, c'è andando? Fermati. Perché? E vuoi che io ti creda? Eric, che cosa ci fai tu qui? Ma qui dove? Qui su questo posto? Qui in casa mia. E mi hanno chiamato per fare il giardiniere. Io non è che sapevo che era casa tua. Qualità di... Che cos'è che ti vengo? Sono tuo suocero... No, no, cognato! Sei la fidanzata di mia sorella... La sorella di mia sorella. Dominique, qualcuno! Sono la sorella della tua fidanzata, ma tu dovresti preoccuparti di lei, non essere qui a sorvegliare me! No, guarda, io ero di passaggio, me ne sto andando subito! E allora perché hai portato con te anche quella stupida telecamera? Dammela! Dammela! Tu sei venuto qui a riprendere qui. Io ero di passaggio, se me ne fai andare, ho tantissime cose da fare, ho qualcosa come da pagare anche alla papà. Come ti sei permesso? Tu, no, questa no. Me la paghi? No, no, come no, ti Isabella, sei permesso Isabella, venire fammi qui? Andare, fammi andare, ok? Allontanati, non ti avvicinare a me, stammi lontano! Isabella, io... fammi andare, ti prego, basta! Tu non la passi liscia, io ti denuncio! No, 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 davvero, io ho così tante cose da fare, Dominique mi aspetta, devo andare, Isabella, non ti Ah sì? Sì. Devi andare? Sì, devo andare. Beh, ma allora se proprio vuoi andare... Isabella, ti prego, ti faccio andare! No! Ecco, ben no! Ho paura di te! Sei più fresco adesso? Ah, sei no! Contento? No, non sono contento, ma che casino! Pure le scarpe, perché? Così la prossima volta ci pensi due volte a spiare le persone, ok? Ma tu sei completamente impazzita! Ho i vestiti, le scarpe, sto camminando con le scarpe in piscina! Tu non puoi buttare in piscina i giardinieri! Io faccio quello che voglio e non sono puoi. Sei il giardiniere! Io avevo paura di te quando ti stavo avvicinando! Smettila! Avevo paura di te, ma non credevo questo! Avevo paura semplicemente di uno schiaffone! Non
minimo che ti meriti. Il minimo cosa? Oh, però è carina questa piscina. Cosa? Esci subito da lì! Esci! Esci dalla mia piscina! Ti ho detto di uscire! Esci! Esci subito dalla mia piscina! Esci! Mi sta lontanando! Esci! Perché? Ora tu prendi questa stupida telecamera, prendi tutti i tuoi vestiti bagnati, che schifo, e te ne torni a casa, ok? E soprattutto senza farti vedere mai più, perché sappi che da oggi in poi io resto a vivere qui in questa casa e non voglio vederti mai più. Ok? Chiaro, Isabella, chiaro. Scusami se ti ho disturbato, ok? Togli quelle scarpe sporche e bagnate dalla mia piscina, vai via. Vai. Me ne vado, Isabella. Però non è che avresti almeno una tovaglia. Una tovaglia? No, non ce l'ho, vai via. Vai. Vattene. Vieni questa e vai via. Morendo da freddo. Che freddo, ragazzi, è finita molto peggio di come io potessi mai immaginare. Sono bagnato fradicio, sento tantissimo freddo e non ho ancora salvato Dominique. E forse posso buttare le mie scarpe per sempre insieme a tutto quello che avevo in tasca. Ma una cosa è certa, non posso andarmene da qui, non posso abbandonare Dominique. Insieme, 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 insieme.